pace, la concordia in fondo ai cuori. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle come te. Qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle come te. E le stelle più belle non son belle come te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nostra Signora di Fatima, nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
soffio di Dio, raccoglia, purifica i cuori, soffio di Dio, t'accoglia, purifica i cuori, vieni a dimorare in noi, donarci la luce tua, manda via ogni paura, si fuoco che consuma, soffio di Dio ti accoglia, purifica i cuori, soffio di Dio ti accoglia, purifica i cuori, ti accoglia, purifica i cuori, ti accoglia, purifica i cuori. Nel secondo mistero contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo spirito, con tutto il mio cuore cerco te. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo spirito, con tutto il mio cuore cerco te. Ho bisogno del tuo amore. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo spirito, con tutto il mio cuore cerco te. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo spirito, con tutto il mio cuore cerco te. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo spirito, con tutto il mio cuore cerco te. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo spirito, con tutto il mio cuore cerco te. Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Spirito, vieni, oh Spirito, le porte del cielo aprimi, è il tuo amore che può soddisfarmi. Sopra ogni cosa, sopra ogni cosa, io voglio te. In ogni momento sei vicino a me. Anche se ho toccato il tuo amore. Dona la gloria. Dona la gloria. La tua gloria. Spirito, vieni. Spirito. Soddisfarmi. Spirito ancora. Spirito, vieni, oh Spirito, le porte del cielo aprimi, è il tuo amore che può soddisfarmi. Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Vento impetuoso sei, col tuo poter trasformaci. Ci abbandoniamo a te. Ci abbandoniamo a te. Donaci la tua libertà. Donaci la tua libertà. Scenda la gloria tua. Scenda la gloria tua. Scenda la gloria tua. Soffia, Signore, riaccendi in noi la passione per il tuo nome. Spirito Santo, noi ti aspettiamo, infiammaci, soffia Signore, riaccendi in noi la passione per il tuo nome. Spirito Santo, noi ti aspettiamo. Infiammaci di più. Nel quinto ed ultimo mistero contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Salve Regina. Ti salutiamo, Regina, Madre di misericordia. Sei tu sospiro, sei vita, sei tu la nostra speranza. Sotto il tuo manto di stelle, noi cerchiamo riparo. I nostri fiumi di pianto, tu tergi e consola. Siamo dispersi nel mondo, in questa valle di lacrime. Sei tu la nostra difesa, tu ci proteggi, Signora. Portaci in braccio, tu madre, verso il santo tuo figlio. Stringici forte la mano, tu dolce clemente, e lodata sempre sia la nostra bella madre, per sempre sia lodata la gran Vergine Maria. La gran Vergine Maria, la gran Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio,
Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega. Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, Torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Nostra Signora di Fatima, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave. Yeah.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Maria, Nostra Signora di Fatima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva Maria. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa in onore di Maria, ricordando le apparizioni di Maria a Fatima. Il 13 di maggio del 1917 tre bambini pascolavano un piccolo gregge presso Fatima. Si chiamavano Lucia, di 10 anni, e i suoi cugini Francesco e Giacinta, di 9 e 7 anni. Verso mezzogiorno, dopo che avevano recitato il rosario, come facevano abitualmente, si intrattenevano per gioco a costruire una piccola casa con le pietre che raccoglievano lì per terra. All'improvviso videro una grande luce e, pensando che si trattasse di un lampo, decisero di andarsene. Sopraggiunse però un altro lampo, il quale illuminò lo spazio dove si trovavano, e videro quindi sopra un piccolo leccio una signora più splendente del sole, dalle cui mani pendeva un bianco rosario. Maria, madre di Gesù e madre nostra, con le sue ripetute apparizioni si mostra attenta e premurosa, si ricorda, si prende cura dei suoi figli, di noi che ai piedi della croce gli siamo stati affidati e dati come figli, e da allora ci accompagna tutti nel cammino della nostra vita, come fa una mamma che aiuta a crescere, che fa crescere e istruisce e guida i suoi figli. Lei fa questo portandoci e conducendoci verso Gesù. Non solo, ma con la sua preghiera ci protegge dai pericoli, dal male, dalla tentazione, e aiutati dalla sua potente intercessione ci pone nella condizione di poter conoscere, amare e servire a sua, come lei ci ha insegnato, suo figlio Gesù. La Madonna a Fatima ci invita alla preghiera, alla penitenza, e in questo modo ci rende partecipi di quel progetto di salvezza che Dio ha per noi, stimolandoci ad una vita santa, tesa a vivere e a testimoniare la parola del suo figlio Gesù. Celebrare una festa in onore di Maria significa riportare il nostro cuore, le nostre attenzioni alle cose importanti, alle cose necessarie, e a riconsiderare attentamente la nostra chiamata alla vita cristiana. Il suo messaggio, le sue parole sono sempre parole ricche di consolazione. La parola di Maria è una parola di una madre che consola il cuore dei figli. Ci spingono ad avere fiducia, ad affidarci di più a Dio, che ha progetti di bene, di pace per tutti gli uomini, per il mondo intero. I messaggi consegnati a Fatima, ai pastorelli, sono quindi ricchi di speranza, ricchi di promesse che Maria ci fa da parte di suo figlio Gesù, di un mondo migliore, nuovo, non gestito più dalle trame del maligno o da progetti di uomini che, mossi dall'orgoglio, dalla sete del guadagno o da interessi, che siano essi economici, di potere o anche politici, tendono a umiliare l'uomo e lo riconducono sempre alla perdita della libertà e a quelle nuove forme di schiavitù, di disagio, di povertà, di paura, di lotte, di guerre che generano soltanto sofferenza e morte. Maria dice a Fatima, ai tre fanciulli: finalmente il mio cuore immacolato trionferà. In Maria e nelle sue parole a Fatima c'è dunque speranza. Ci sono promesse di bene, ma di un bene che l'uomo da solo però, cioè senza Dio,
non può avere. Maria Fatima ci parla di tempi nuovi, che sono una benedizione di Dio, che sono un dono che Gesù vuole farci, per le mani e attraverso il cuore immacolato di Maria. Ma noi non possiamo e non dobbiamo, fratelli e sorelle, aspettare tutto questo come se tutto dipende automaticamente da Dio. No, Maria ci chiama ad una collaborazione, ad un impegno, con la preghiera, ad usare quei mezzi che Gesù ci ha lasciato e che la Chiesa custodisce e ci offre. A Fatima Maria ci parla della confessione, ci parla della Santa Eucaristia che ha tanto raccomandato, che hanno il potere di cambiare, di convertire il nostro cuore e dirigerlo verso Dio. Maria, chiedendoci la preghiera e la penitenza a Fatima, ci fa comprendere anche quanto noi siamo importanti e grandi e capaci di operare cambiamenti importanti nella storia e nel mondo, e che grandi sono quelli che pregano e si lasciano trasformare il cuore e la vita dalla parola di Dio, che la accolgono nella loro vita e gli danno la possibilità di operare e fare grandi cose. Sì, Maria ci invita alla santità, a fare un cammino di santità, e cammina con noi, davanti a noi, più splendente del sole, cioè portatrice di luce, ricca dei doni dello Spirito, che con la sua materna preghiera chiede e ottiene per ciascuno di noi. In questo tempo così difficile e preoccupante abbiamo bisogno di riascoltare il messaggio di Fatima, che ci indica una strada sicura su cui camminare, una meta verso cui dirigere il nostro impegno, le nostre fatiche. Qualcuno, Gesù, a cui affidare le nostre preoccupazioni, le nostre sofferenze, perché non siano vane, dimenticate o inutili. La bellezza che Maria mostra a Fatima, la sua forza, il suo coraggio, il suo amore di madre, portano pace ai nostri cuori, riportano il sorriso sui nostri volti, ci rendono più generosi e più attenti a non ricercare un bene egoistico, cioè solo per noi, ma per ogni uomo che è mio fratello, perché come me figlio della nostra stessa bella madre che è Maria. Non dimentichiamo che Maria in questi giorni è con noi, sempre è con noi, e in questi giorni Maria è nel cenacolo e chiede e aspetta che ogni figlio venga riempito di potenza dall'alto, dell'amore di Dio, di quel vento impetuoso e gagliardo che ha potere di spazzare via il vecchio perché venga il nuovo, che dissipa le tenebre perché venga la luce. Maria sta chiedendo per noi lo Spirito Santo, e a Fatima, come a Lourdes, a Medjugorje, ovunque lei appare, la sua parola, il suo splendore, la sua bellezza annunciano questa nuova Pentecoste che rinnova la faccia della terra e fa risplendere la Chiesa di quella bellezza e di quella luce che gli viene da Gesù. Noi, fratelli e sorelle, che siamo cristiani, aspettiamo qualcosa di nuovo che viene da Dio, e ne siamo certi, perché Dio è fedele, e se i messaggi e i segreti delle apparizioni nascondono qualcosa, sono solo, ancora e sempre, rivelazione dell'amore di Dio, dell'amore che Dio ha per noi, della misericordia che Lui ci usa, della sua venuta tra noi nella potenza dello Spirito. Da Maria e con Maria aspettiamo questa nuova Pentecoste che trasforma i nostri cuori e ci fa nuovi. Aspettiamo lo Spirito Santo che genera Cristo in noi come l'ha generato nel suo grembo,
con Maria e da Maria venga lo Spirito Santo a farci conoscere il bene che Gesù ci ha promesso. Ci ricolmi dei suoi beni per una nuova evangelizzazione che Maria ha preannunziato e che noi vogliamo realizzare perché il mondo si salvi. Amen.